Sta zitto! Vediamo un po' cosa abbiamo qui. Il Guercio ha mandato un dio a fare il suo sporco lavoro? Thor è impegnato? Noi non serviamo Odino. No? Avete scelto un postaccio per fare un giro. Dico bene? Andiamo. Non serve essere minaccioso, fratello. Oh, conosco quella voce. Sai cosa? Ti taglierei la testa. Ma mi hanno battuto sul tempo. Già, sei un osservatore, fratello. No, tu non sei mio fratello. Hai venduto mia sorella a quel bastardo. In cambio della pace. Oh, dici davvero? Quale pace? E dov'è mia sorella? In qualche antro di Asgard? Almeno è viva? Rispondimi! Allora scorrerà il sangue. Basta! Che succede? Come mai parli con la sua voce? Sono io, Yngvi. Non c'è tempo di spiegare, perciò ascolta. Questi uomini sono al mio servizio. Io voglio riprendermi ciò che mi è stato tolto. È troppo tardi. Non puoi disfare ciò che è fatto. Posso, e lo farò. Ora lasciali passare. E così siete con mia sorella. Ah. E chi non lo è? Liberalo. Perché lasciarmi lì come un salame? Pianta la Blaber! Vieni! Beh, ho trovato chi stavo cercando. Rimarrò a fare due chiacchiere. Oh, ma davvero? Fai come vuoi. Fratello, se non ti dispiace, farei due parole con Lord Freyr. Brock! Scusa se siamo partiti col piede sbagliato, straniero. Queste parti bazzicano solo Aesir. Non capitano spesso facce amiche. Quella è una faccia amica, vero? Si chiama Kratos, direi di no. Gli Aesir sono a Vanheim? Ci occupano ormai da... ho perso il conto. Qual è il piano? Ci sto ancora lavorando. Fratello, penso di poter dare una mano. Se posso dare un consiglio. Lo accetto volentieri. La tua missione andrà molto meglio senza di me. Torna qui quando avrai finito. Ehi, Kratos. Finché lavori per mia sorella, attento a non combinare casini. Il perdono non è il suo forte. Un po' tardi per quello, temo. Vabbè, vediamo cosa abbiamo qui. Ora che non ci sono più distrazioni... Se mi ascolti, ho qualcosa da dire. Parla pure. Questa rabbia verso tuo fratello, la conosco bene. Hai un fratello? Si chiamava Deimos. Quando eravamo piccoli, fu rapito da due dei ossessionati dalle profezie. Era raro uscire vivi dagli dei della mia terra. Quindi quando scoprì che era sopravvissuto, ormai era troppo tardi per il perdono. La sua rabbia si riversò su di me. Ma io non smisi mai di volergli bene. Credi che la mia rabbia sia irrazionale? Conosci Freyr da qualche istante e stai già dalla sua parte.
Non sono dalla sua... No, stai solo esprimendo dei giudizi su un argomento che non conosci affatto. Rilasciato e lanciato. So cosa cerchi di fare. Vuoi farmi commuovere nella speranza che ti lasci vivo? Cerco solo di aiutarti. Non si devono ripetere gli sbagli del passato. Non ho bisogno di sentire i tuoi sbagli. Ne ho fatti abbastanza da sola, grazie. Siete tutti così ansiosi di darmi consigli. Come se mi conosceste o sapeste di cosa ho bisogno. La più grande perdita della mia vita la devo a te. Mi hai salvato quando ti avevo detto di non farlo.
Ma era la mia famiglia, problemi miei. So che Baldur non era perfetto, ma era mio. Lo so. Lo sai. Pensi di poter anche solo immaginare il dolore di perdere un figlio? Sì, credo di sì. Ne avevi un altro. Prima di Atreus. Si chiamava Calliope. Calliope. Cosa accadde? Fu molto tempo fa. Non importa. Non avrei dovuto chiedere. Gli Aesir se lo meritano. Sono creature straordinarie e anche molto territoriali. Buona fortuna. Dobbiamo raggiungere quella torre di guardia. Dobbiamo attraversare la valle, di qua. Io conosco la storia di tuo figlio. Tu devi conoscere quella di mia figlia. Ho distrutto un villaggio per un dio crudele e falso. Non sapevo che mia moglie e mia figlia fossero lì finché non ho visto il loro sangue sulle mie mani. Così giurai vendetta. Non posso immaginare. Le ho vendicate mille volte e ho ridotto l'Olimpo in cenere. Eppure, il rimorso è rimasto. Forse mi ucciderai, Freya. Ma ciò non ti porterà alcuna pace. Forse non cerco la pace. Ti ho incontrato spesso. Perché non hai voluto combattere? E sarei uscito comunque sconfitto. Che vuoi dire? Non ho mai voluto farti del male, Freya. Tu ci hai aiutato. Hai salvato Atreus quando stava male. Non volevo morire, né tantomeno vivere sapendo di averti uccisa. Capisco. No! Hai sentito? Noxus! Il vice loro canto rende invulnerabili i loro alleati. Per passare dobbiamo eliminarle tutte quante.
Il mio villaggio. Faccio fatica a riconoscerlo. Giocavo a nascondino con te. Atreus sarebbe d'accordo con te. Corre alla cieca verso un destino predetto dai giganti. Poi scompare per 2 giorni per dimostrare di essere il campione che combatterà nel Ragnarok. Cosa? Conosco ogni profezia del Ragnarok. Non esiste un campione dei giganti. È una profezia celata da Groa. Grazie al campione, i regni si salvano dal Ragnarok. Cade solo Asgard e Odino con lui. Per cui, nonostante l'ossessione di Odino per il Ragnarok, gli manca un dettaglio importante. Ben fatto, Groa. E nemmeno uccidermi. Non ne posso più di ascoltare luoghi comuni da parte tua. Perché non stai zitto e ti limiti a uccidere? Tante cose. Dovrei forse far finta di nulla. Freya! Basta! Sento la fonte di magia che mi trattiene a Midgard. Che posto è? Casa mia. Sono nata qui. Un momento. C'è qualcosa di strano. Opimbera! Radici dell'albero del mondo annodate da Odino. Ecco come ha fatto. Vai! Freya!
Nidhogg! La creatura è di Odino? No, protegge le radici di Yggdrasil, ovunque si trovi. Quel bastardo lo sapeva. Bene, così! Devo arrivare alle radici. Così, non cede. Trascinala fuori dallo squarcio del re. Yeah.
È fatta. È finita. È davvero finita. E ora che hai quello che cerchi? Suppongo che questo sia il momento in cui io ti perdono o ti uccido. Hai già deciso? Fare né l'uno né l'altro. C'è
c'è ancora una parte di me che è così arrabbiata e sarà sempre arrabbiata. Ma no. Non sei tu che devi morire. Questo l'ho capito. Senti. Tutto quello che è successo tra noi. Non mi devi spiegazioni. Non a me. Non per questo. Non mi pento di averti salvato la vita. E non mi pentirò mai. Ma la scelta tra la vita e la morte doveva aspettare soltanto a te. Non avrei dovuto privarti di quella scelta. Le Ati sono a Vanheim. Sappiamo che i giganti li hanno salvati da Odino e portati qui. Guarda. La luce del sole sveglia le radici. Osserva come si allungano per salutare il sole. Bellissimo, no? Altro che la coltre di neve di Midgard alla quale mi ero abituata. La migrazione orientale è proprio come la ricordo. Almeno non tutto il regno è finito nelle mani di predatori e aggressori. Credo che ci sia ancora qualcosa per cui lottare qui. Qualcosa da difendere, anche dopo tutti i danni subiti. Forse vale anche per Freyr. Qui. C'è qualcosa. Non ce la farai senza prima distruggere la madre. È una specie di bulbo enorme. Non ti puoi sbagliare. Oh!
anche per gli indegni. Fu mia moglie Fei a insegnarmelo. Almeno tu hai una moglie da ricordare con affetto. Likarmer Petrias Gargason. Righi Feta e Rocchio. Hai un nemico alle spalle! Colpo di scudo, ora! Vieni via! Nemici a sinistra! Auca! Tutto ciò che il mio ex marito mi ha insegnato è che non c'è limite al baratro in cui un'anima può precipitare. Mi ha convinto a sposarlo per risparmiare la mia terra, poi se l'è presa comunque. Ha fatto sparire la mia gente. Forse è ora che qualcuno ponga un limite. Che qualcuno faccia avverare la profezia di Groa. Io non desidero la guerra, Freya. La guerra è orribile, Kratos. Ma ci sono cose anche peggiori. Se Atreus corre verso il Ragnarok, potresti non riuscire a fermarlo. Lo farò. E se fallisci? L'ho preparato a sopravvivere senza di me se fosse necessario. Occhio alle piante. Apprezzano me, gli sconosciuti non molto. Lo vedo. Cosa farai se non prepararti per la guerra? Non lo so, ma non voglio correre rischi con Atreus. Beh, ti consiglio di pensare in fretta se non vuoi che qualcuno scelga per te. Pronta? Come non mai. Nat. Sei davvero tu. Sei tornata da noi, finalmente. Sì. Dobbiamo brindare. Tu reclamerai il trono. Ricostruiremo tutto. Io e te contro il mondo. Proprio come ai vecchi tempi. Io non... posso restare. Io non capisco. Sei qui ora. E magari insieme ci riprenderemo quello che è nostro. Mi sono appena ripresa ciò che era mio. Ho ancora tanto da fare. Ma tu
Hai visto che cosa resta del regno, no? Contiamo davvero così poco per te. Metti in dubbio la mia lealtà. È Vanain che ha voltato le spalle a me. Ah, continui a rivangare quella vecchia faccenda. Era mio dovere salvare il maggior numero di persone possibile. Era mia responsabilità. Tu non l'hai presa sul serio allora e da ciò che vedo non lo fai neanche ora. Tu credi che sia un gioco per me? Sì. Noi abbiamo perso tutto quanto solo per colpa di quel pazzo di tuo marito. La famiglia di lui mi aveva anche dato fuoco. Come ti aspettavi che potessi reagire? Come mio fratello. Come il ragazzo che mi spalleggiava a ogni costo e che io ho sempre sostenuto nonostante le sue scelte fossero egoiste. Mi aspettavo che tu venissi a cercarmi. Che per quanto fossi ferito o arrabbiato, non mi avresti abbandonata quando avevo più bisogno di te. Freya, ti prego, io... Io ti credevo morta. Ho convissuto per tutta la vita con quelle ultime orribili parole che ti ho detto. Hai una vaga idea di cosa significhi? Sapere di aver ferito con il tuo egoismo la persona a cui tenevi di più. Abbandonare te. Oh, Freya. Ero disperato. Oh, mi sei mancata moltissimo. Anche tu, Yngvi. Ma non voglio vincolarmi a un altro regno ora che finalmente sono libera. Manderò degli aiuti e tornerò presto. Promesso. È da molto che questa non è più casa tua. Fa quel che devi. Va bene, d'accordo, adesso basta. Non avete niente di meglio da fare che guardare due fratelli mentre fanno la pace? Voi due, venite. Non tu. Ci sono delle cose che dobbiamo sistemare. Prima, riprendetevi la testa. Secondo, la magia di sigillo che ho fiutato sul tuo arco. Ottima idea, te la ruberò. Che ne dici di un po' di magia sonica? Facciamo uno scambio? Va bene. Terzo, se non vuoi rimanere qui, sappi che Sindri e io ci ritroviamo a gestire una stamberga per dei disoccupati. Se sei stanca di congelarti le chiappe a Midgard, magari fateci un salto, tu e quel barbone, così saluti il tuo vecchio amico Tyr. Sei molto gentile, Brock. Potrei fare così. Allora a posto. Ci rivediamo a casa. A meno che prima non vogliate che vi ripari qualcosa. Beh, fratello, vuoi incontrare nuovi alleati o ce ne andiamo? Scusate, potete fermarvi a dare una mano a una signora? Grazie. Perché te ne stai lì? Sei inquieta. Che c'è? Ecco, ho trafficato lungo il delta del fiume per un po'. Quando l'esercito di Odino è giunto in città, sono fuggita come un Tazzalworm col culo in fiamme. Ero talmente esausta che ho dimenticato alcune cose insostituibili. Cose insostituibili?
Beh, una sola, in realtà. Una sfera. Ti sarei davvero grata se tu la trovassi. Che c'è? E se dovessi imbatterti in uno dei miei bellissimi pezzi d'armatura arrugginiti, potrei usarli per costruire qualcosa di speciale solo per te. Cos'è la sfera? Riportatemela e sarò felice come un raggio di sole. Oh, e non dimenticarti di cercare la mia vecchia armatura. La vostra unione è strana. Credo che Kratos voglia dire questo. Non ha mai visto un elfo chiaro e un elfo scuro collaborare. È una vista gradita. Speriamo che un giorno diventi normale. Mimir mi ha detto che sei un avventuriero. Se mai dovessi capitare alle sabbie proibite di Alfheim... Zona contesa, oltre le terre aride. Gira voce di un santuario e di manufatti che i nostri savi non vogliono mostrarci. Qualunque cosa getti luce sulla nostra storia sarebbe di beneficio ad Alfheim. Svelare una storia segreta? Sembra un'avventura per me. Ciò che ci ha uniti è sapere che gli Elfi hanno una discendenza comune. Le storie di Alfheim prima della divisione tra chiari e scuri. Un tabù. Ma ciò non ti ha impedito di spargere la voce? È così che sei finito in cella. Dove ci siamo conosciuti? Eravamo nemici, ovvio, ma siamo evasi da amici. Più che amici. Credo possa bastare. Ok. Buona fortuna. Una domanda. Ti manca Alfheim? Intendi forse la luce? Ti manca? La verità? Sento ancora il suo richiamo. Quando le sei vicino non vuoi nient'altro. E quando le sei lontano aspetti solo di bere nuovamente dalla luce. C'è solo una cosa. La luce non ti ciba per davvero. Non produce sinfonie o racconta barzellette, né ti apre gli occhi a nuove scoperte. Ti fa correre sul posto. Più le sto lontano, più la vedo per ciò che è realmente. E non ne ho più bisogno. Apprezzo la sincerità. E a me non lo chiede nessuno se mi manca la luce. Ma certo, che maleducata. In loro difesa, cara, di solito non sei così loquace. Parlerò. Sin dalla nascita ci insegnano che la luce è tutto. I savi dicono che è il motivo della nostra lotta. Ma sapete cosa? Sono stronzate. Io sono più di un'arnia. Più di un soldato. Elfi chiari, elfi scuri. Sono tutti uguali. Testardi, stupidi, accecati dalla loro luce. Ora l'ho capito. Ho scrutato nell'ombra. E ci ho visto la mia gente. La mia casa. Ecco. Non ho altro da dire. Potete andarvene. Grazie del racconto.